Sì, Isabella, tantissime le novità. Questa 14ª edizione, nella sua seconda giornata, celebra Edward Norton, un attesissimo incontro, quello di oggi pomeriggio alle 17:30, perché tantissimi sono i giovani che stanno partecipando attivamente a questa edizione. Ma oggi è la giornata anche di Ron Howard, che con il suo Pavarotti è altrettanto attesissimo. La musica, in questo caso la musica lirica, che insieme alle donne sono i due temi principali di questa edizione. La 14ª, l'abbiamo ricordato, che celebra una festa sempre più ricca. Guardate le immagini del tappeto rosso, questo è il red carpet di ieri, un red carpet ricchissimo di tanti ospiti, anche protagonisti dei giorni che verranno, perché questo è proprio lo spirito della festa. Storie, persone e personaggi, ma vi racconta tutto Maria Teresa Landau. It's an absurd idea. Why surgery? I don't know. La chirurgia come chiave di lettura del cinema americano dagli anni 60 ad oggi. Inizia con un appuntamento importante, la serie degli incontri ravvicinati alla festa del cinema. Ethan Coen, regista e sceneggiatore insieme al fratello Joel, di film famosissimi come Fargo e Il Grande Lebowski. L'idea di parlare di chirurgia al cinema può sembrare assurda, e forse lo è, ci dice Coen, ma come capita nei suoi popolarissimi film, l'assurdo parla di vita reale. Dopo 31 anni, da quando è uscito per la prima volta Nuovo Cinema Paradiso, ritrovarmi qui, circondato da un pubblico di giovani, e parlare ancora di questo film mi dà un'emozione veramente speciale. Tornatore è tornato a rivedere Nuovo Cinema Paradiso, uno dei suoi film più amati, insieme ad un pubblico di giovani curiosi di sapere com'è nato questo successo da premio Oscar. E pensare che all'inizio fu maltrattato dalla critica e dagli spettatori italiani. Com'è nato il teatro, com'è nato il cinema, com'è nata la rappresentazione? Con il marito che usciva dalla grotta, ucciso un leone, è tornato e la moglie gli dice: come hai fatto? Io ho fatto così, così, così. Racconta la sua lunga e brillante carriera al pubblico Monica Guerritore, una star del teatro e del cinema nel nostro paese. Il suo, ci dice, è stato un tributo alla necessità di interpretare, che è innata in ogni essere umano. Racconti, incontri e mostre, ce la racconta Valeria Cocchiaroni, poi la linea può tornare allo studio. Proiezioni, incontri ravvicinati con attori e registi, convegni con esperti cinefili, la festa del cinema di Roma, e tutto questo e non solo, perché nel villaggio e negli spazi adibiti fuori dall'auditorium i visitatori possono imbattersi in mostre inaspettate, come quella fotografica Cecchi Gori, una famiglia italiana, che ripercorre 50 anni di produzioni cinematografiche di Mario e Vittorio. Scatti in bianco e nero e a colori dell'archivio privato di Vittorio Cecchi Gori, che mostrano il padre Mario mentre gioca a ping pong con il suo grande amico Vittorio Gassman sul set del Sorpasso. Dalle foto di famiglia ai film comici degli anni 80 con Carlo Verdone e Paolo Villaggio, ai successi internazionali degli anni 90, Vittorio con Danny DeVito, Quentin Tarantino, Brad Pitt, Bruce Willis. Sempre all'interno dell'auditorium troviamo un omaggio al costumista e scenografo Piero Tosi, che ha collaborato alla realizzazione di capolavori che hanno segnato la storia del cinema, dando vita a numerosi personaggi d'epoca attraverso il costume, il trucco e l'acconciatura. Al Museo Maxi i visitatori possono interagire direttamente con l'opera di Valerio Berruti, salendo sui passerotti della Giostra di Mina, emozioni e ricordi per cancellare la distanza tra età adulta e infanzia, e vedere il cortometraggio animato con 3.000 disegni realizzati a mano. Ed è tutto.